l'Italia che cambia siamo noi. Marketing è un modo di comunicare che è il contrario del marketing. Marketing vuole persuaderti a consumare qualcosa. Lo smarketing facilita la comunicazione tra chi produce qualcosa e chi lo acquista in maniera di abbattere l'intermediazione. La pubblicità fa parte dell'intermediazione e noi vogliamo ridurla al minimo. Anche perché la comunicazione deve essere reciproca. E questo fa parte di un'idea dell'economia in cui si consuma di meno, si spreca di meno e amiamo di più le cose per il loro valore reale, per il piacere che ci danno, per il senso che hanno. Marketing lavora in questo modo. Noi incontriamo i nostri clienti, in genere sono associazioni oppure possono essere artigiani, installatori del fotovoltaico, contadini biologici, chi lavora in un'ottica non speculativa nei confronti dell'ambiente e delle persone. Cerchiamo di capire di cosa hanno bisogno, qual è la loro identità reale e quindi cercare di farle emergere, i loghi, i nomi, il sito web. Però è il processo che è un po' diverso, quindi partiamo subito lavorando insieme con loro attraverso dei workshop, dei laboratori e poi facciamo, una volta che abbiamo creato queste basi della comunicazione, cerchiamo di creare dei modelli, per esempio cartacei, che loro possano utilizzare in autonomia. Di fatto noi siamo proprio dei facilitatori. Il nostro obiettivo è di fornire strumenti, ma in primis di formare, siccome tipicamente il nostro committente tipo è piccolo, questo è il nostro obiettivo, renderli capaci di poter gestire la propria comunicazione. Lo smarketing è un processo di liberazione del comunicatore. Io personalmente nel mio biglietto da visita ci ho scritto pubblicitario disertore. Nel nostro lavoro incontriamo un sacco di gente che ha un sacco di cose da dire, belle, che fa delle cose importanti, e che quando poi si tratta di raccontarle hanno già troppe cose da fare. E purtroppo chi conosce i meccanismi della pubblicità sa che se tu fai un volantino sciatto, sei tu che sei sciatto. E quindi è un grandissimo peccato, perché il successo economico, nel senso del suo sostentamento, di un contadino biologico piuttosto che di un installatore di pannelli solari, piuttosto che di un artigiano del riciclo, eccetera, 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 quel successo non è soltanto della storia sua e della storia di tutti noi, perché l'Italia andrà meglio o peggio se questa gente ce la fa o non ce la fa. Questo è perlomeno dal nostro punto di vista, è l'anello debole di tutto il sistema dell'economia alternativa, che devi comunicare ma non fare pubblicità. Marketing è in gran parte cominciato con questi weekend che io facevo in tutta Italia prima di pubblicare il libro. E lì ai corsi ogni volta c'erano una ventina, venticinquina di persone, ognuna delle quali aveva la sua cooperativa, la sua onlus, la sua mettersi in proprio. Smarketing cerca sempre anche di far capire ai propri clienti che devono imparare a non ragionare in termini di competizione, quindi non pensare agli altri che fanno lo stesso lavoro come competitors, ma in termini invece di rete, quindi di cercare di pensarli come possibili alleati. L'Italia che cambia. Credo che il cambiamento stia nella collaborazione, nel lavorare insieme e ritornando magari a certi valori che magari abbiamo un attimo perso. Vedo che sempre più spesso le persone leggono poco, capiscono male. Questo mi costringe a scrivere
sempre più facile, sempre più semplice. Credo che stiano succedendo delle cose nuove anche usando in modo intelligente i nuovi strumenti. L'Italia come cambierà? Ho l'impressione che dipenda moltissimo da come riusciamo a usare questi nuovi strumenti. Penso l'Italia che cambia, vedo in chiave positiva. Effettivamente è un gran cambiamento dall'individualismo che si respirava qualche anno fa. C'è questa tendenza all'apertura, al condividere con gli altri. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.